Il caldo rovente fuori norma e prolungato che sta attanagliando l'Italia ormai da diverse settimane ha ormai giorni contati e come già accaduto in passato il rischio ora è quello degli eventi meteo estremi a causa dello scontro tra masse d'aria completamente diverse che proprio sul nostro paese troveranno il loro campo di battaglia. Anche l'Abruzzo si prepara ad affrontare un drastico cambiamento climatico a partire dal prossimo fine settimana. Le previsioni meteorologiche indicano un brusco calo delle temperature con l'arrivo di correnti fredde provenienti dal nord Europa che influenzeranno significativamente il clima nella regione. Gli esperti meteo prevedono che le temperature subiranno una diminuzione fino ai 10 gradi rispetto ai valori attuali. Le zone montane come il Gran Sasso e la Maiella saranno particolarmente interessate. Anche le città costiere abruzzesi sentiranno l'effetto di questo abbassamento termico, con temperature che potrebbero scendere sotto i 20 gradi, un'anomalia per il periodo estivo. Questo cambiamento è dovuto a un'ondata di bassa pressione che si sposterà dal nord Europa verso l'Italia, portando aria fredda e instabilità. Le previsioni indicano che la situazione potrebbe stabilizzarsi solo all'inizio della prossima settimana. Un primo antipasto ieri, nel giorno di Ferragosto, ad essere interessati soprattutto i rilievi montuosi e collinari. Una forte grandinata, come testimonia questa foto sui social, si è abbattuta sui 2130 metri di Campo Imperatore, con la temperatura crollata di 10 gradi. Questo cambiamento climatico improvviso si inserisce in un contesto già critico per l'Abruzzo, che da settimane sta affrontando una severa crisi idrica. L'insufficienza di piogge e le elevate temperature delle ultime settimane hanno portato a una riduzione significativa delle riserve idriche, mettendo a rischio l'approvvigionamento per uso agricolo e civile. Il brusco calo delle temperature potrebbe paradossalmente aggravare la situazione. Infatti, nonostante l'abbassamento delle temperature, non sono previste precipitazioni significative e il freddo potrebbe causare ulteriori stress alle colture già provate dalla siccità.